a seguito di questo progetto che si è sposato insieme alla regione, alle scuole, chiamatosi Punti Cardinali. Questi job days, così divisi in giornate dedicate con varie argomentazioni, servono innanzitutto per creare una rete tra la scuola, le istituzioni e la regione stessa, per permettere di dare un'opportunità tanto agli studenti quanto ai disoccupati o a coloro che necessitano un orientamento, un indirizzo verso quella che è la vita nella società e la vita lavorativa. Con questi corsi, attraverso gli esperti nei vari campi, da quello motivazionale a quello specifico di come indirizzare un soggetto con tutto l'iter da seguire per addentrarsi in quello che è il mondo del lavoro, si cerca di andare oltre quelli che sono gli schemi standard per permettere anche una introspezione del proprio io, perché attraverso la conoscenza di se stesso, di quelle che sono le proprie capacità e le proprie esigenze, si può così entrare nella società con la contezza, la cognizione di causa di ciò che si va ad affrontare. Ecco, e cosa vi aspettate oggi dai ragazzi dell'Aldo Moro? L'Istituto Aldo Moro è uno dei poli più attivi di Margherita di Savoia. Che cosa cercate da loro e qual è la vostra aspettativa? Allora, per quanto riguarda Aldo Moro, riconosco la grande partecipazione e ringrazio, ne approfitto per ringraziare sia la dirigente che il professor Francesco Russo, che nel merito si sono, diciamo, messi a disposizione e hanno sposato con noi questo progetto, perché in realtà l'Aldo Moro ha risposto già nelle giornate precedenti, essendo questa ora la terz'ultima job days prevista per questo programma, hanno risposto in maniera molto positiva, tant'è vero che hanno fatto una partecipazione diretta, hanno messo fuori quelle che sono anche le paure, tra virgolette. Perché dico le paure? Perché troppo spesso i giovani di oggi temono il futuro, e questo per noi è un campanello d'allarme, perché sentire dei ragazzi che dicono io ho paura del futuro perché non so cosa mi aspetto, quando in realtà il futuro lo costruiscono loro, ognuno di noi costruisce il proprio futuro. Noi vogliamo che loro ritrovino la libertà, quella sana, una libertà che solo la conoscenza, l'approfondimento, lo studio di ciò che si fa ti può regalare, perché l'uomo e la donna libera di domani sono soltanto coloro i quali conoscono se stessi, hanno quella cultura necessaria per comprendere il mondo esterno. Ci fa un augurio ai ragazzi della Quinta che oggi seguiranno questo, un augurio personale, lei è anche assessore alla legalità, sì. È importante sì. Seguire. Io il mio augurio che faccio a voi studenti, io sono un'ex studentessa del liceo scientifico Aldo Moro. Ragazzi, io l'augurio che vi faccio è che questa esperienza del liceo è solo l'inizio, è una base di lancio, una base di lancio verso la vita. Io vi posso dire che magari non sempre avrete riscontro delle vostre capacità all'interno di un istituto, così come troverete anche dei professori che valorizzeranno le vostre competenze. Questo deve essere solo uno stimolo in più ad andare avanti. Ciò che abbatte non distrugge, ciò che abbatte rinforza. Cercate anche nelle cosiddette sconfitte che a volte incontrerete, perché la vita non è tutta rose e fiori. La vita è fatta anche di sconfitte, ma quelle sconfitte servono per rafforzarvi. Cercate di avere davanti un punto di riferimento, un traguardo da raggiungere, perché la volontà, la caparbietà e la determinazione vi porteranno a ottenere quel risultato. Io sono la prova vivente che quello che ho voluto fare me lo sono cercato, me lo sono sudato e oggi sono quella che sono. Grazie anche alle sconfitte ricevute, perché bisogna cadere ma mai strisciare, bisogna sempre rialzarsi e dire io nella vita ho iniziato che volevo fare l'avvocato, oggi sono avvocato ed essendo stata più fortunata mi sono messa a servizio della cittadinanza attraverso la politica sana e costruttiva, ci tengo a sottolineare. Quindi il mio augurio è che possiate essere le donne e gli uomini di questa società che porterete un arricchimento e donerete voi il futuro a noi e a questa città.